tecnologiche sono state essenziali per la business continuity di ogni azienda. Anche in Trenord abbiamo dovuto affrontare questo cambiamento rivoluzionario. Ce ne parla oggi Marcella Schiavi, responsabile ICT della nostra azienda. Il 2020 è stata una grande sfida per l'IT di Trenord, che ci ha visto coinvolti in tutto il periodo della pandemia, da una parte per supportare tutti i nostri dipendenti nella fornitura di tutte le dotazioni tecnologiche per consentire loro una business continuity, quindi la possibilità di lavorare in continuità anche a casa, approvvigionando PC, approvvigionando tutti gli strumenti, e dall'altra fornendo anche un supporto a tutti i nostri colleghi, perché non tutti erano preparati all'utilizzo di tutte queste nuove tecnologie e soluzioni. La pandemia ci ha fatto capire che lavorare da casa e lavorare in questa modalità nuova necessitava anche di un importante intervento in ambito sicurezza digitale. Per questo Trenord ha cominciato a investire tantissimo nella cyber security, soprattutto nella protezione dell'identità digitale. Però l'IT non è solo PC e non è solo cyber security. Il contratto di servizio si suddivide per la parte evoluzione tecnologica in 4 macro aree: tutto il mondo volto al customer, quindi tutte le attività volte a migliorare gli strumenti verso i clienti, quindi dalla dematerializzazione dei titoli e da tutta l'introduzione di nuovi canali per il customer engagement e per tutta la digitalizzazione dei processi commerciali, fino a tutto quello che noi definiamo il management support, tutte le applicazioni legate alle altre aree di business, quindi la dematerializzazione del processo manutentivo, tutta la dematerializzazione dei documenti e degli strumenti al supporto dell'employee all'interno del mondo della human resource. Quello che non si vede, oltre ai progetti di business, c'è tutto un mondo legato alle tecnologie che non è così evidente, ma che invece impiega a livello IT importanti risorse. E tutto il mondo dell'infrastructure technology. Come IT stiamo portando avanti già da 2 anni un processo per spostare tutte le nostre applicazioni sul mondo cloud a livello proprio di infrastruttura, potenziando non solo le risorse disponibili, ma anche la rete, tutto il networking necessario affinché tutte le informazioni siano correttamente gestite su provider di mercato, ma anche poi messe a disposizione verso tutti gli utenti dislocati nei vari impianti di Trenord. Rispetto al mondo che sta cambiando, una delle nostre capacità è quella di ascoltare le esigenze. Mi rivolgo sia alle esigenze del nostro cliente, un cliente che soprattutto dopo la pandemia ha sempre più bisogno di informazioni in tempo reale, di informazioni accessibili sui canali digitali e di informazioni che siano assolutamente affidabili, e anche verso i nostri colleghi, prestare attenzione a come cambia la loro esigenza e fare in modo di mettere a disposizione strumenti allineati con le loro esigenze per agevolare il viaggio per il nostro cliente e il lavoro per il nostro collega.